un'era sembra concludersi per Gemma Galgani, la celebre protagonista di Uomini e Donne, che dopo 13 anni potrebbe lasciare il programma che l'ha resa una figura iconica della televisione italiana. Le voci di un suo possibile addio si fanno sempre più insistenti, alimentate dalle recenti critiche dell'ex fidanzato storico. Manetti non ha usato mezzi termini nel descrivere la sua percezione di Gemma. Le auguro di trovare ciò che cerca, ma pare che il suo interesse principale sia rimanere nel programma. Questa dichiarazione rafforza l'idea che il percorso di Gemma nello show possa essere giunto al termine, soprattutto alla luce del crescente dissenso del pubblico che, secondo Manetti, sembra stanco delle sue continue apparizioni televisive. Tensioni e risposte. Gemma Galgani si difende dalle critiche. Nonostante le dure parole di Manetti, Gemma non è rimasta in silenzio, difendendo la sua dignità e rispondendo alle critiche con fermezza. Non capisco perché debba essere sempre così offensivo nei miei confronti, ha dichiarato Gemma, sottolineando come l'ex partner non veda chiaramente la situazione e continui ad attaccarla, cosa che lei interpreta come un atteggiamento superficiale e privo di sostanza. La tensione tra i due non accenna a placarsi e sembra che Gemma desideri solo che si cali il sipario sul loro passato condiviso, sperando in un futuro lontano dalle polemiche che hanno caratterizzato la loro relazione post-televisiva. Un nuovo amore cambia tutto. Gemma e il misterioso uomo. Al di là delle controversie televisive e delle battaglie verbali con ex partner, questo nuovo sviluppo potrebbe essere la ragione dietro la decisione di Gemma di voltare pagina e lasciare Uomini e Donne, cercando di costruire qualcosa di reale lontano dalle luci dello studio. Con un possibile nuovo capitolo amoroso all'orizzonte, Gemma potrebbe finalmente realizzare il desiderio di vivere storie autentiche, lontano dagli script televisivi che per tanto tempo hanno definito la sua immagine pubblica.